L'estate sta per finire. La famiglia Benvenuti ha trascorso una serena villeggiatura sulle spiagge di Marina di Grosseto. Un unico incidente ne ha turbato la quiete, la frattura di una caviglia di Alberto che è stato obbligato a trascorrere le sue ferie su una poltrona con tanto di gambone di gesso. Le ferie anticipate hanno complicato gli impegni di Alberto, che al suo ritorno a Roma si è trovato sommerso di lavoro. Inoltre, il suo progetto per una lottizzazione è stato approvato e il commendator Baldacci, suo capo ufficio, ha invitato Alberto e i suoi due inseparabili colleghi a visitare il meraviglioso terreno su cui sorgerà Porto Allegro. Il terreno acquistato dal commendatore è una landa desolata, piena di vento e di mosche. È nata perciò una lite tra Alberto e il suo datore di lavoro. Una lite di principio, ma fondamentalmente sterile, poiché il terreno è stato ormai acquistato e la speculazione edilizia decisa e approvata. All'amarezza della giornata si è aggiunta la comica fatica di Alberto, che ha costretto i suoi due colleghi ad aiutarlo in una titanica impresa, quella di rimettere in ordine casa Benvenuti, devastata da 2 mesi di assenza di Marina ed Amabile. I tre si ammazzano di lavoro. Alla fine la casa è tornata uno specchio. Peccato che Marina non riesca ad apprezzare la buona volontà di suo marito. Prima infatti di accorgersi del nitore che regna ovunque, la signora Benvenuti ha avuto modo di notare che il gas è stato tagliato, che i fiori si sono seccati, che l'automobile non è stata mai messa in garage. Ne è nata una lite. Che brutto ritorno a casa. Ma poi un sorriso, una carezza ed è tornata la pace. L'hanno festeggiata tutti insieme, in trattoria, davanti ad una pizza fumante. Oggi, 15 ottobre, si riaprono le scuole. Benvenuti Andrea, prima media, sezione B. Ghigo! Ghigo! Ghigo, pensa, io da oggi non devo più portare il grembiule, perché io da oggi lo sai... Stammi bene a sentire tu. Da oggi in poi, quando ti alzi, non fare il minimo rumore. Io non vado più a scuola. E voglio dormire, hai capito? Oh. Sì, ma senza esagerare, Ghigo? Siamo intesi? Ecco, meglio... Buongiorno, papà. Ecco, perché gli eccessi sono sempre meglio che chiarire subito, no? Sì, d'accordo che tu per il momento non devi frequentare l'università, ma appena apriranno i corsi non è che pretenderai di poltrire a letto fino a quest'ora, no? Anzi, a questo proposito, sarà bene che uno di questi giorni facciamo un programmino insieme, seriamente, Ghigo? D'accordo. Ricordamelo, eh? Sì, sì. Dai, su, dove? Bisogna andare a scuola, dai. Becca e porta a casa, fanatico. Gnappa. Scimmia! Attento, sa? Attento che se... Ma sì. Ma che se... No, tesoro, ma tanto a me non costa nulla, no? In ufficio ci devo andare al mattino. E allora mi alzo io da stamattina, vedrai, sì, faccio tutto io, accompagno Andrea a scuola, poi ci penso io, non ti preoccupare. Tu come stai? Qui va bene, sì. Il panciotto? Sei comoda? Bene, sì? Bene. Hai preso le vitamine? No, le prendo dopo col caffè. Ah, ecco. Ecco, benissimo, così approfitto sì, per fare il caffè. Sei bravo. Che se permetti il caffè io lo so fare. E così con buona pace di tutti finalmente berremo un caffè. Buongiorno, mamma. A te. Andrea.
Certo, certo, che fai, no. Cretinetti? Ma io mica... Ma no, no, ma no, non è niente. Sì, va bene, lo so che non è niente, ma sai, quei colpi lì sono... Va bene, ma lui è piccolino. Buongiorno, cugino. Senti, mamma, posso stare solo 5 minuti? Ma come? Ma devi andare a scuola. Dai, Andrea, su. Ma ancora presto. Su. Su, mettiti sotto, su, dai. Aspetta, aspetta. Ecco. Stai bene? Sì. Allora, sei contento di andare a scuola senza più grembiule e fioccone? Adesso non sei più uno scolaro, sei uno studente. Sì, sì, ma mamma, mi fai sentire pure a me la sorellina che si muove. Ma se... Ma che dici, Ma a papà gliel'hai fatta sentire. Ma che ti salta in mente? Ma che ne sai tu di queste cose? È amabile che ti dice queste sciocchezze. Ma no, ma se vi ho visti. Io stavo sulla poltrona a guardare la TV che c'era un romanzo poliziesco. E voi, e tu a un certo punto hai fatto un zompo. Che ho fatto? Beh, insomma, un salto. E poi tu e papà vi siete messi a parlare piano piano. Tu avevi fatto un salto perché avevi sentito la sorellina che si muoveva. Poi hai preso la mano a papà e gliel'hai appoggiata sulla pancia. E lui si è messo a ridere come un baccalà. Ma sta zitto, che sta di là, ma ti sente, sai? E poi sì, vabbè, modi? Ma scusa. Ma allora, ma perché a lui sì, a me no? E vabbè, dai. Va bene, va. Stai così, Ecco, con la testa qui. Ecco, così. Beh... Ma adesso forse la sorellina dorme? Vabbè, io aspetto. Beh, sta buona, Mavi, non so come si prendono queste cose. Che non è cosa per te, non so cose da uomini queste. Lo vedi che ti sei scottato. Te lo dicevo io. Toh, via. Bebo, non te mettete la testa. Pensa che mia sorella Teresa, quando che aspettava Saverio, aveva già finito il tempo e stava ancora a far bucato. Sì, tua moglie se sa, fa un po' la ciccia, Ma dica, non è mica primarola, Un po' di esperienza... Sì, vabbè, ma... La tiene, direi, no? Ma lascia perdere, ti ricordi anche quando aspettava Andrea, no? Sì. Anche allora non fu una cosa mica tanto semplice. Sì, pora figlia tribolò, sì. Ma vedrai che adesso... E poi dato più che Andrea... D'Andrea fu uno sbaglio, no? Come? Quale sbaglio? Sì! Ma ricordo come se fosse adesso, quando me lo dicesti. Cosa? D'altronde tu allora non già avevi il posto fisso. Ma ricordo che venisti da me, in camera mia, di prima mattina, e mi dicesti queste precise parole. Porca miseria, amabile, Marina c'è rimasta. Ti ricordi? Sì. E io ti risposi, bebbo, mo ve lo dovete tenere, tanto i figli sono provvidenza. E infatti, manco a farla apposta. A luglio è nato ragazzino e a settembre tu hai avuto il posto fisso nella società dove stai ancora a voi. Sì, è vero, è vero. Bebbo. Beh, vabbè, portiamogli sto caffè così almeno a prendere vitamine. Sì, attento, sì. Mi scorda. Giorno si facciano un po' di cose, tutto passeggiato. Che per il resto non è mica cambiato nulla, sai? Anzi, no. Soltanto che, vedi, adesso tu sei cresciuto e allora ti prepari ad affrontare un tipo di insegnamento, diciamo così, più adatto alla tua età, capito? Tutto qui, non ti spaventare adesso i problemi della scuola media, niente. Sì, questo lo so, ma un'altra cosa, papà. Finché uno sta all'elementare e deve andare al gabinetto, dice, signora maestra, fa il segno e ci va. Ma alle medie come si fa? Ma che scemenze, dai, il gabinetto. Ma non lo so, sarà come alle elementari, chiedi al professore o alla professoressa e ci vai. No, perché c'è il fratello di un mio compagno di scuola che fa la terza, no? Beh. E dice che alle medie non ci si va al gabinetto. Sta presa in giro quello lì. No, perché io al gabinetto ci devo andare adesso. Ma come adesso, Andreino? Ma perché? Ma non ci potevi pensare a sì, casa? Sì, ci ho pensato, ma mi riscappa. Ma cos'è? Non ci avrai mica FIFA? Sì? Cominciamo bene. Beh, allora vai. Dov'è? Sarà là in fondo, prova un po', Va bene. Sì, sì. Fa presto però, Allora, diceva? Sì, in fondo a sinistra. Grazie. Prego. Buongiorno. Buongiorno. La prima biscuit. Come si chiama?
Chi? Ah, i ragazzi, sì, Andrea. Cioè, sì, benvenuti, Andrea. Benelli, ben ti voglio. Benvenuti, Andrea, sì, eccolo qua. Lì, sì. Prima B, professor Micichè. La penultima stanza qui a sinistra. Anda, questa parte, sì, ho capito. Ma sono già in classe, sì, lo tardi. So, tardi. Dov'è ma... il ragazzo? Il ragazzo aveva... Vengo! Eccolo. Ecco, era... Sì, fatto tutto, sì? Benissimo, andiamo che è tardi, perché... Grazie, prego. La penultima, madre. Penultima, Micichè. Staremo insieme per 3 anni, ma sono certo che imparerete a conoscermi prestissimo. Io sarò essere comprensivo con tutti quelli tra voi che dimostreranno diligenza e amore per lo studio. Ma sappiate che non ammetto alcuna distrazione. Chi batte la fiacca, chi fa il furbo, quelli tra voi che non dimostreranno amore per la scuola, i ritardatari, per esempio, io non ammetto che si arrivi in ritardo alle lezioni. E... chi è? Permesso? Avanti. Scusi, buongiorno, il professor Micichè? Sì? Ah, buongiorno, professore, scusi, siamo i benvenuti. Ma certo, siate i benvenuti alle 8.43, sante! Silenzio! Entra tu. Scusi tanto, questo è il ragazzo, mio figlio, di questa classe con lei. Siamo in ritardo perché, sì, niente, è stata colpa mia, ecco, abbia pazienza per oggi. Forza, va bene, siedete lì, c'è un posto libero. Secondo banco, fila sinistra. Va bene, grazie. Ma che ci avete da ridere voi, eh? Attenzione, ragazzi, attenzione, che io non scherzo, vero, dobbiamo stare tutto l'anno insieme. Ciao, ciao. Non forza. Cominciamo che... Grazie, professore, di nuovo. Buongiorno, prego. Allora, benvenuti. Siedete lì, benvenuti, sì. Avanti. Cominciamo. Allora, per prima cosa... bisognerà rinfrescare un po' di analisi logica. Per primo, cominceremo con ripetere il programma dell'anno scorso. Chiamerò uno di voi a caso. Sì, vediamo un po'. Per questa volta non metterò voti. Vediamo un po'. Chi se la sente? Chi vuol venire? Coraggio, avanti! Allora, non c'è nessuno? Non c'è un volontario, eh? Ah. Io lo so che prima o poi, per far ridere la classe, questo deve farlo un'altra volta, il giochetto di benvenuto, benvenuti. Mi sa che è meglio che lo becco in contropiede. Mi conviene alzare la mano e presentarmi volontario. Eh sì, tecnica d'attacco, come dice papà mio. Vengo io, professore. Benvenuti. Ah, il nostro benvenuti. Molto bene, mi compiaccio. Benvenuti. Vieni, vieni. Bravo. Vieni, vieni, coraggio, vieni. Bisogna assolutamente che rido. Bisogna che lui non si accorge che c'ho FIFA. Mannaggia, ma perché mi riscappo un'altra volta? No, ma tu lascia perdere il criterio moderno. Che significa poi moderno? Beh, ma... da quando anche da noi, da 10 anni a questa parte, si è inventato il cosiddetto benessere. Lascia perdere questo criterio. Il criterio, cioè, secondo cui oggi una casa non ruota più intorno alla cucina o alla camera da letto, ma ha un grande, sempre più grande soggiorno. Già, il soggiorno. Lascia perdere questo criterio, Mancuso. Sì, anche... anche perché io credo che ormai sia un criterio del tutto sorpassato, sai. Sì, perché se è vero che un tempo la famiglia viveva in cucina, perché era l'ambiente più caldo, l'unico ambiente caldo della casa, oppure si accampava, bivaccava, diciamo così, nella camera da letto, perché era l'ambiente più spazioso, il luogo di convegno. Il salottino, se ti ricordi bene, chi ce l'aveva lo teneva chiuso perché il sole rovinava il mondo. Sì, è proprio vero, si chiudeva tutto. Io mi ricordo quando ero bambino... proprio piccolo, sai. Interi pomeriggi passati ad ascoltare certi donnoni enormi, specie di pachidermi, chissà chi erano poi, forse delle zie, delle amiche di mamma. A chiacchierare sedute per delle ore distese sul letto grande dei miei. Come no, anche da noi a Gioia Tauro, mi ricordo, questi lettoni con le zie. Ecco, sì, anche da noi. Tu lascia perdere adesso questo criterio, perché oggi con l'avvento del benessere... Ripeto, benvenuti. Anche voi prendete il caffè? Sì, grazie. Grazie. Altri due. Bene. Sono due normali, vero? Sì. Ah, grazie. Normale. È già zuccherato, eh? È da girare? Da girare. Ma arriva sempre freddo, però. Ma come? C'è troppo zucchero. È più buono. Vabbè, tua forza. Grazie. Sì,
Sì, certo. Che cosa dicevamo? Sì, ecco, appunto, con l'avvento del benessere, capito? Con l'estensione su scala popolare del riscaldamento centrale, con i mobili che con sempre maggiore ottimismo e leggerezza, direi anche, si comprano ormai a rate, con l'introduzione e con l'uso massiccio, imponente, su scala nazionale della cambiale, ecco che la gente ha imparato a ricevere, capito? A ricevere in casa, ma attenzione, a ricevere per mostrare, per ostentare, da cui nasce l'imprescindibile esigenza del sempre più grande soggiorno, o salone, come lo vuoi chiamare. Ma chi ha fatto le spese del salone? Chi? La cucina. È diventata ormai così, il cucinino di fortuna, anche perché non si cucina più in casa. E soprattutto la camera da letto, l'ex stanza matrimoniale, che si è ridotta alle ridicole dimensioni di una cella, di una gabina. Uh-huh. Già, perché a che serve più ormai una stanza grande per dormire? Un poveraccio ritorna a casa la sera, distrutto dal lavoro, dorme quelle 7-8 ore e al mattino va incontro un'altra giornata piena di squallore. Ma chi lo dici? Io mi chiedo, ma perché non ritorniamo alla cucina? Alla grande, bella cucina. Perché non riscopriamo il gusto del cibo cucinato? Tu capisci quello che voglio dire, Peppuccio? Ecco, sì, ma soprattutto alla grande camera matrimoniale, dove marito e moglie possono isolarsi, ma anche solo per parlare, dei loro problemi, della famiglia, dei figli. Attorniamo a questi lettoni grandi, massicci, imponenti, sacri. Sì, insomma, invitiamola, obblighiamola la gente a stendersi su questi lettoni, attorniata da pareti dove ci puoi mettere tutti quei ricordi di casa, di famiglia. Che ti posso dire? Non so, le fotografie dei nonni, il figlio soldato, i diplomi, anche le medaglie, se vuoi. Anche le medaglie. Sì, insomma, tutto quello che è di più bello e anche di... Vabbè, anche di più sanamente retorico, se vuoi. Una famiglia si è creata nel giro di una o di più generazioni. È vero, è proprio vero, Alberto. La casa dovrebbe tornare ad essere il tempio della famiglia, dico bene? Sì, insomma, bravo, una cosa così. Alberto? Sì? Senti, Alberto, io è da molto che volevo chiederti un parere, un consiglio. A me? Figurati. Se posso. Cos'è? È una cosa di carattere personale, molto privata. Una donna? Sì. Sentiamo. Io credo di essermi fidanzato, Alberto. Ma come sarebbe dire, credi? Sì, credo che tra me e Bice effettivamente le cose siano giunte ad un punto tale che ormai devo considerarmi impegnato. Bice, come ti considera impegnato? Dicono sarà mica incinta, per caso. No, per carità. Ah, beh, allora la cosa mi sembra abbastanza semplice. Dunque, vediamo un po'. Tu sei stato a casa sua? Conosci i suoi genitori? Cioè, o meglio, loro ti conoscono, sì. E poi la cosa importante è questa, fino a che punto ti sei compromesso? Anzi, no, la cosa più importante ancora è questa. Dicono sarà mica minorenne, per caso, questa tizia, no? Alberto, ma io l'amo. Come l'ami? L'amo, sì. È così. Bice ha 32 anni. È insegnante, non ancora di ruolo, alla scuola elementare Federico Cesi di Portoferraio, in Isola d'Elba, sai? E arriva oggi a Roma con la corriera delle 17, per via che deve dare un concorso, capisci? Sì. Si fermerà alcuni giorni e durante questi giorni bisognerà parlare e decidere. Bisognerà conoscerci, non so. Beh, vabbè, dico, non mi sembra mica un compito arduo capire che tipo di ragazza è, non so, da quello che tu hai descritto. 32 anni, hai detto, Sì, 32. Insegnante di scuola elementare. Esatto. So, mi sembra una ragazza con la testa sulle spalle. Beh, io, Peppuccio, sono contento, la conoscerò volentieri. No, grazie. Io avevo capito un'altra cosa, perché prima tu mi avevi detto che ti eri inguaiato, che avevi combinato pasticcetti. Ma un po' in un pasticcio mi ci trovo. Scusa, ma prima mi hai detto che l'ami, no? Sì, in effetti io l'amo, ma non so se adesso, vedendola, conoscendola materialmente, Io è di me che dubito. Mi spiego, Alberto? No, di me. No, scusa, adesso abbi pazienza. Tu adesso mi devi spiegare, papale, che cosa significa conoscere materialmente la ragazza con la quale sei fidanzato. Non so che non c'è stato niente fra voi. Questo che vuoi dire? Io, Bice, proprio non la conosco. Ah. È la prima volta che lei viene a Roma. Ah. E tu non sei mai stato a Portoferraio? Mai. E l'ami? Credo proprio di sì. E penseresti di sposarla? Ci penso. E vuoi un consiglio da me? Ti sarei immensamente grato, Alberto. Va bene, allora io il consiglio te lo do, Peppuccio. Adesso facciamo una bella cosa, adesso noi usciamo. Andiamo a casa tua.
Tu prepari una bella valigetta, poi ti accompagno alla stazione. Prendi un treno, non importa dove va, non ha nessuna importanza, capito? E te ne vai via, lontano. Qui in ufficio ci penso io, sistemo tutto io, capito? Se hai bisogno di soldi, te li mando io. Dove sei, non ha importanza, basta che mi dici dove ti trovi, vero? A Vienna, Venezia, Monaco di Baviera, nelle isole Figi, sulle falde del Kilimangiaro, capito? Basta che vai via! Ma io spero che sa tutto così improvvisato. Ma che dici? Un pranzo davvero ottimo. Grazie. Tutto ottimo. Un tuffo nel passato. La cucina genuina di casa. Quelle polpettine, poi lei amabile, quando sarà il momento, sì, mi darà la ricetta, eh? Mi prego. Da noi cucinava povera mamma 10 anni fa, Gioia Tauro, mi ricordo. Volevi la ricetta, Ma è semplicissimo. Amabile, guarda, lascia stare, non è il caso. Due belle scatole di carne di scatola. Poi fai un bel... Amabile, senti, per favore, ci porti il caffè di là. Come vuoi tu, signore. Sei comodi, oramai sono un vecchio scapolone. Imbastardito dalla cucina, della trattoria. Ma le confesso che sono proprio stanco. Scusate, io dovrei fare un paio di telefonate. Sì, fai pure, noi intanto. Sì, Andrea. Sì. Mi diceva, di dov'è? Gioia Tauro. Dico, dobbiamo organizzarci un momento. Andreino. Beh, si dice così, ma io per esempio son di natura romantica, sa? Ah, sì? Sì, fin da bambino i versi sono stati sempre la mia passione, la mia debolezza, lo confesso. E ne scrive, sì. Mi faccia sentire qualcosa. Ma no, signora Marina, no, la prego. Ma se insiste... Qual è il suo genere? Ah, sono cosine semplici, non credo. Magari sincere, questo sì. Ispirate, giudicherà lei del resto. Allora, coraggio, su, mi faccia sentire una poesia. Coraggio. Beh, sa, mica è facile. Un conto è scriverlo, poi recitarlo, sa, un po' di timidezza c'è sempre. E poi, così, ex abrupto, sono come sepolti nel fondo della memoria, ripescarli. Allora, su. Ci sono. Seggo nel parco immenso. Ascolto. E murmure. Ecco il fluire tenero di un rio. Quell'acqua limpida che mai si arresta, accanto a me, par che sussurri una lusinca. Tu sei afferrato la finetta, signore? Una lusinca. Già. Quel rivo dice il nome tuo. Sussurra trepido. Oh, mio Dio, ma... Sussurra. Mi dispiace, ma... Trepido. Beatrice! Che in effetti sarebbe poi il vero... Sì, ma diciamo qualche cosa. Il vero nome di Bicere. Sì. Posso, signora? Ma certo, prego. Anche per lei? No, no, grazie, io no. È molto bella, creda. Ma versi sciolti, così. No, davvero. Poche rime facili, di getto. Ma lei... Sognatrice timida, si firmava. Lei li apprezzò moltissimo. E da allora cominciò, così, per gioco, questa forma di corrispondenza, questo epistolario quindicinale. Ah, già, il giornaletto esce ogni 2 settimane, sì, capisco. Sì. Ma lei, Mancuso, non l'ha mai vista, non sa proprio niente di questa ragazza. So che ha gli occhi di un nocciolo dorato. Ah, sì, ma lo sa perché come, è cosa, dice... è Bice che gliel'ha scritto. Infatti, e so che non è molto alta, ma soprattutto che è una ragazza straordinariamente sensibile, una creatura, come dire, risponde, capisce? Scrivendole, dedicandole di tanto in tanto quei pochi versi, io subito notai che essa, sì, insomma, che Bici è una di quelle rare creature che rispondono in pieno. La classica corda di violino, comprende, vero, signora Marina? Certo. Afferra il senso, certo, di... Che significa che una donna è una corda di violino? Andrea... Che appena te la tocchi... Andrea... Si è detto che non l'ha mai vista. Scusa, Andrea, per favore, ragazzino, vattene un po' di là, amore, va. Tuo padre ti ha chiamato, mi pare, va, su, via, da bravo, vai. Vabbè. Senta, che me la scriverebbe una poesia piccola per ma me? Ma Andrea... Lei, la mia, si chiama Marcella. Ma che cretino, ma insomma, te ne vai o non te ne vai, va? Avanti, muoviti! Va bene. Obbedisci, buongiorno. Forza. Ciao, cara, ciao. Oh.
Certo che in fondo è una fortuna poter... Fammi un po' passare, Cocco, va. Passa. Oddio. Marcella. Mannaggia, come rima mi vengono solo sorella e zitella, che proprio non c'entrano niente. Sarebbe bello saper scrivere le poesie. Se io fossi capace, le metterei anche nelle canzoni. Così diventerei ricco. Un giorno mi presento da Marcella su un macchinone. Ma i poeti non ce l'hanno mica la macchina. Se no che poeti sono? Ma come ha detto quello della fidanzata sua, che era come una corda di violino, che appena la tocchi, suonerà. No, ma c'è posto, di là, dove... Ma dove? Papà! Puoi mettere in quel cassettone che... Papà, senti una cosa, ma che pure la mamma da giovane era una corda di violino. Ma dai, cretinetti, ma che dici? Ma che stupidaggini ti vengono in mente adesso? Ma quell'amico tuo... Beh, insomma, voi da stasera vi sistemate di là nel mio studio, va bene? Ah. Ecco, portate di là questa brandina e poi... Sì, che poi ce ne deve essere un'altra in cantina. Beh, ma oh. Che abita qui, quella? Sì, viene qui, perché non ti sta bene? Beh, se vieni qui... Bisognerà che tu te levi al vizio di girare in casa mutande, Cocco. Sì, ma che dici? Ma che mutande? Ma quando mai mi fai girare in mutande? Ma va, forza, su, cominciamo, sbarchiamo sì, tutto di qui. Dai. Oh, i tuoi giocattoli, per favore. Non cominciare a lasciarli in giro, come al solito. Senti, su, io tanto... Ma signor Marcella, niente, scusa, ma che è il badaglio? Cosa dici, Capuccio? Come vuoi che venga un pullman da lei? Ah, no, no, quello che viene da Piombino. Ma Piombino, vieni qui, va. Signora, andiamo lì a girare a vuoto, così, aspettiamo qui e ti riconoscerà, no? Non mi hai detto che gli hai mandato una fotografia? Sì, ma è una istantanea, allora. Una vecchia fotografia, non portava ancora gli occhiali, figurati. Vanitoso come una scimmia sei, però, speriamo che non prenda una delusione, poverina, appena ti vede. Come sto, come sto? Ma sì, stai bene, sta tranquillo. Ma perché non chiediamo adesso? Mi sembra, no? Quella là. Quale? Sì, quella che è scesa adesso dal pullman. Quale? Là in fondo, vicino alla pianta. Ecco, io non distingo. Sì, deve essere lei. Forse sì. Niente male, pare. Io non me la sento più. Facci tu. Facci tu, Alberto, fai il piacere. Tu sai fare. Vabbè, perché ti sei levato gli occhiali? Non sai, non gliel'ho ancora detto. Che cosa? Li porto solo per leggere, poi piano piano la becco, Sì, piano piano. Sai le musate che prendi contro i muri? Vabbè, ci vado, dai. Non ti preoccupare, resta qui. Attaccati a questo palo qui e non lo lasciare più, Non scherzare in questo momento. Sì, ci penso io. Ti raccomando. Vabbè, d'accordo. Beatrice Baragatti! Lei è bice, immagino, Ma che vuoi, è scemo? Ma vedi, dannattene, sennò chiamo la guardia. Scusi. Leggo nel parco immenso, ascolto e... Peppuccio? Bice Baragatti! Così preciso ti immaginavo! Buongiorno. Ma Alberto, ma che sei diventato matto?
Perché? Ma che è quello strangolino al collo lì? Ma che cosa significa? E poi il fazzoletto nel taschino? Si porta, no? Si usa. Ma come si usa? Che si usa? Si usa perché lo portano gli scemi. Ma tu che c'entri? Che c'entri tu? Sì. Sta male. Vabbè, perché? Ma dai, anche le catene coi ciondoli d'oro si portano. Ma questo che significa? Che c'entra? Non vedo la... Stamattina mi sembri un matto. Sembri una comparsa del cinema muto. Ma che comparsa? Ma toglitelo, fa il piacere. Va bene, mica da fastidio, no? Ma che hai? Ma che hai stamattina? Perché sei così nervoso? Ma no, niente, che devo andare in bagno. E non vorrei, non si sa mai che la matta là, sai, mi seccherebbe incontrarla. Anzi, fa favore, Marina, va a vedere tu un momentino, eh? Ecco, così mi dici se la via è libera, fammi la cortesia. Ma... sai, sono imbarazzanti questi incontri per un uomo e una donna, Ma come imbarazzante? Ma che c'entra? Ma sì, magari vederla, che le dico se la vedo. Ma come uno che dice? Dice, devo andare in bagno, chi è tante storie? Allora? Che notizie? Vieni. Vieni, via libera. Bene. Pardon. Chiedo scusa, sa, faccia pure con comodo. Che eri tanto... papà? Un momentino solo, Adesso vengo. Cretinetti, ma cosa fai? Sei ricchi? Io no. Ma guarda, è possibile che non te lo puoi togliere questo vizio? Oh, buongiorno. Buongiorno, Cretinetti, buongiorno. Bene, alzata. Forse lei voleva... stava a massaggiare il piccolo che al mattino lui ha... No, che... però mi fate alzarmi presto e... allora è un'ottima abitudine. Senta, noi qui al mattino, vero, tutti quanti in casa, vero, meno il piccolo naturalmente, prendiamo soltanto del caffè nero. Caffè, sì, grazie. Ecco, perché se lei invece ha delle altre... No, lei va benissimo, grazie. Alt, dove vai? Anche tu in bagno, ma c'è Andrea adesso. Fate la svelta, fate. Il tempo che ci vuole, no? Andrea, muoviti. Abbi pazienza un momento solo. Sbrigati. Amabile, dai, per favore, Sbrigati. Ma questo non doveva essere bagnetto mio? Ma lasciami in bondage, figlio. Un uso tipicamente italiano, vero questo? Del cappuccino, del caffè latte, con la brioche, proprio, vero? Tutto il mattino non se ne può fare a meno. Levate. Negli altri paesi, per esempio, c'è tutto un altro costume. Insomma, riuscite a capire come facciano nei paesi scandinavi. Ah, come mai? Perché lei è stata in Scandinavia? Sì, io sono stata per un giro in Scandinavia l'anno scorso, sa quei giri premio del provveditorato, 5 giorni tutto compreso. Ah, carino, simpatico. Pensi, in Scandinavia... per la prima colazione, uova, bacon, salcicce, aringhe. Ah, anche le aringhe. Invece da noi sempre solo caffè, vero? Curioso. Sì, è vero, solo il caffè. Sì, per quanto anche il caffè. Pure del caffè al bicchiere, Oh, a sta casa le tazze non reggono, sa? E ce ne saranno 3 o 4 e sono tutte scompagnate. Perché non dici a tua moglie di far salto giù alla standa, Oh, lì c'è sta tutto, sa? Se trova tutto, è roba buona e pure a buon mercato. Ma dai, amabile, non vorrei mica dire che adesso non abbiamo in casa un servizio anche al caffè. Anche da noi, sa, c'è l'abitudine di prendere il caffè al vetro. Signori, signori, PS ci sarebbe, ma diglielo un po' due e tira fuori la roba sua, Non c'è sempre quell'orecchio. Mica ma dai, amabile. È fatta così, è attaccata. Domani che lo tira fuori il servizio al amabile, che amabile. Non è così, signor. Sì, io adesso, signore. Sì, va bene. Tiriamo fuori il servizio buono. Buongiorno, signore. Anzi, oggi per pranzo, già che abbiamo ospiti, invece di mangiare nelle solite scodelle di stagno, come al solito, tiriamo fuori anche qualche piatto, magari di quelli più andanti, va. Ti ridoso de prima mattina, La sente? Signora, io mi rendo conto di creare un certo disagio in casa, io sono mortificata, mi dispiace. Ma cosa dici? Ma quella è una matta, sa. Alberto... Ma perché non fa accomodare Certo, la signora? Prego, dica, scusa tanto, cara. Dice, ecco, si accomodi. Ma
Adesso non farà mica complimenti, no? Ci mancherebbe. Un po' di latte? No, me no, un dito. Io per esempio prendo sempre macchiato. E chi sarà? Basta, grazie. Va bene? Ma Andrea! Andrea, sì, certo. Ma come? Passi così, ma saluta, no? Ah, sì, sì. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ah. Io ho finito, se lei vuole andare è libero. Però ci sarebbe mio fratello Ghigo che l'ho lasciato che faceva i salti. Ma cosa dici? Ma guarda... Che lei aveva urgenza, signorina? Ma senti. Io veramente ho urgenza, vero? Allora posso chiamare Ghigo? Signorina, ma... Sì, chiamalo. Gabbino, sì. Ghigo! Libero! Libero! Era ora, tutta la mattina sto facendo su giù per il corridoio. Buongiorno, Ghigo, vero? Ah, sì. Buongiorno, scusate, con permesso. Vai, vai. Sparisci? Va bene. Sì, ragazzina. Sei un ragazzino. Gradisce qualche biscotto? No, grazie, mai, signor. Ah, no, tu non ti muovere, per favore, stai qui, fa il piacere. Vabbè. Alberto, vai a rispondere, sì, tu, certo. Vai. Sì, certo, lei mi prego, architetto. Ma, sa, io ho anche preso qualche biscotto. Pronto, benvenuti. Ah, sì, ciao Peppuccio. Sì, certo, te la chiamo subito. Signorina Baragatti? Deve essere sì. Per lei? Scusi, prego. Permesso, signora. È lui. Peppuccio. Ecco, ecco. Tenga, prego, prego, io vi lascio solo. Grazie, sì. Lei ha una gran bella famiglia, sa, architetto? Sì, trova. Le confesso che provo un po' di invidia. Anche per sua moglie. Grazie. È molto fortunata, sa, sua moglie, è vero? Sì. Ecco, magari glielo diciamo e chissà che faccia fa Marina. Lei che dice sempre che io non sono... Non glielo diciamo, architetto. Meglio di no. Non glielo diciamo. Scusi. Pronto, Peppuccio? Maviglia, dove è Adalberto? Se telefona quella persona, io sono dovuto andare al ministero. Capito? Che ci pensasse lui, insomma. Amicucci, posso contarci? Non è che poi ti dimentichi. Sei tu che ti dimentichi. Alberto, mentre io sono... Tu vai tranquillo, se telefona la tua fidanzata, io dico... Ma che? Amicucci, ma chi te l'ha detto? Ma scusa, ti profumi come una mondana, cambi camicia tutti i giorni. Di un po', l'hai sistemata lì in casa d'Alberto? Ma è stato molto gentile, Alberto. Ah, sì. Di un po', tipo, ma è sempre quella zitelletta di paese, la maestrina, quella che gli scrivevi le poesie. Aspetta, come si firmava? Sognatrice assatanata. Amico! No, oh, Alberto. Ah, meno male. Ah, ciao. Avevo lasciato detto da Micucci, ma col fesso, sai. Che cosa? Senti, da un momento all'altro telefono a Dice. Ah. Sì, le avevo promesso di portarla a vedere i fori. I fori? Ho scovato un ristorantino delizioso da quelle parti. Mm. Così prima vedevamo i fori e poi avremmo avuto agio di parlare. Mm. Ma, un po' questi suoi esami. Un po' che... Oh, sembra una fatalità, ma c'è questa rogna al ministero che non mi riesce più di venirne a capo. Insomma, lo sai che da quando Bici a Roma non siamo ancora riusciti a... Mm. E bisognerebbe fare il punto, capisci? Sì. Ho anche la vaga sensazione che dice... Che? Eviti il discorso diretto. Beh, cosa vuoi? Sognatrice timida. E assatanata. Ah, Peppuccio, guarda, stai attento, perché questi di paese sono peggio delle altre, sai, quando si scatenano. Sono api regine, fameliche, divoratrici. Ma è possibile che non esista niente di sacro per te? Sì, la dote. A proposito di dote, ti sei informato? Perché queste burinelle pare che a volte... Guarda, amicucci, non mi conosci? Non mi conosci? Io ti tolgo il saluto, sai? Io lo dico e lo faccio, sai? Ma dai, non fare lo stupido. Non mi toccare! Dai, smettetela, sembrate due ragazzini, eh? Che è questo? Ma no, scusa, io sto scherzando, lui lo sanno. No, io ti dico basta! Basta! Si scherza. Basta, non sono disposto a tornare oltre, chiaro! Una volta per tutte! Ma che fa, sul serio? Peppuccio! No, scusa. Peppuccio! Lo sai perché ti compatisco? Perché, poveretto a te, tu non conosci e non conoscerai mai il sentimento dell'amore. Vero o no, Alberto? Spiegaglielo. No, ma aspetta, dove vai? Oh, aspetta, Peppuccio! Ma allora gli ha preso proprio brutto. Ma, sai, tutto sommato, lei poi non è male. Tra l'altro poi ha anche un buon posto. Domani si volessero sposare, con lo stipendio di lui e lo stipendio di lei, sono due stipendi, possono... Già, sono i sani presupposti per un matrimonio d'amore. Telefonate breve, per favore, signorina.
No, no, guarda, qui bisogna salvarlo. Architetto Mancuso? Sì, perché? No, questa deve essere la fidanzata, me l'ha detto. Ah, beh, vengo io subito io. Sì, no, rispondo io, sì, è meglio. Ecco, si parla subito io, non me la sento. Vado a prendere un caffè. Via, via. Sì, lo so, ma rispondo io lo stesso. Grazie. Pronto? Cara bice. Pronto? Tesoro? Buongiorno. Buongiorno. No, no, sono benvenuti io. Sì. Sa, Peppuccio mi sarà tanto raccomandato che lo chiamassi appena finiti gli orali. E come sono andati gli esami? Bene, benino, spero. Oh, ma no, vedrà che saranno andati benissimo. E poi l'essenziale per ora è entrare perlomeno in graduatoria, no? E poi vediamo più avanti. Sai che c'è il papà di mia moglie, mio suocero. E, beh, lui ha tante conoscenze, si potrebbe... Senta, allora niente fuori, eh? Eh sì, me l'ha detto Peppuccio, sì, sì. Ah no, adesso è dovuto uscire per una cosa importante d'ufficio, sì. Ah, è dovuto uscire. Beh, pazienza. No, perché... che ora è adesso? Adesso è un mezzogiorno circa. Ah già, sì, è mezzogiorno, è vero, sì. No, appunto, come le dicevo, se lei ha piacere, visto che abitiamo insieme, non so, potremmo... Va bene, grazie. No, io prendo un autobus. Ma arrangio, non si preoccupi. D'accordo, allora tra mezz'ora sotto il suo ufficio, architetto, eh. Grazie, a dopo. Telefonate brevi? Sì. Prima fila di destra, avanti, avanti in ordine, senza correre. Muoversi, muoversi. Seconda fila, avanti, avanti. Muoversi. De Biasi, attento che ti vedo, eh. Terza fila, avanti in ordine. Siccome a casa nostra non si mangia mai prima delle due, io quasi tutti i giorni, quando esco da scuola, vado a un campetto sotto casa mia a giocare a pallone. Tu ti vieni? Vengo! Forza, c'è la sfida, su! Andiamo al campetto! Sì, c'è la sfida! Tu, Agnapè, vai! Passa la palla! Dai! Su, indietro, passa! Al bene per lo scelto quanto va forte! Dai, 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 è tua, forza! No! Su, forza! 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 Su, forza! Pronto, aspetta! Quant'è? 8:30. Ecco qua, tenga. Grazie. Dell'asse esce. Sì, sì, basta che lei prosegua sempre dritto lungo lo sterrato, poi gira a gomito e si trova sulla strada asfaltata, all'Olimpica. Ho capito, grazie. Bene, allora parliamone. Di che cosa vuol parlare, architetto? Ormai lei sa tutto. Tu dovevi saperlo, Alberto. Mi sembra giusto, no? Ma insomma, dico, siamo adulti o cosa, eh? Via. Alberto, che colpa ne ho io se mi sono innamorata? Come? Prego? Che colpa ho io se mi sono innamorata? Subito, appena t'ho visto, al primo istante, alla corriera. Mi piacque subito quel tuo modo diretto. Perché tu mi aggredisti, Alberto, te lo ricordi? Ma tu dai numeri, cara bice, scusa tanto, io non so, a me sembra tutto così sproporzionato. Che... Senti, Bice, tu sei una simpatica ragazza, ma... No, non dire o sì. Senti,
Ecco, io non so se ho fatto qualcosa involontariamente, se tu hai creduto di capire dai miei gesti qualcosa che non volevo. Io ti chiedo scusa, ecco, perdonami, ma ti assicuro che non... Non ho niente da perdonarti, Alberto. Tu non c'entri. Ah, ecco, io non c'entro. No. Io non ti chiedo nulla, Alberto. Solo che mi è sembrato giusto doverti dire... Insomma, perché io stasera sarò costretta a dire a Giusy... A chi? A Giuseppe. Ah, Peppuccio, sì, già. No, un momento, no. O dire che cosa? Che gli vogliamo dire? Di me, di te, di noi. Mi sembra onesto, non ti pare? Senti, Bice, senti, io credo di capire quello che ti è successo. Beh, sì, insomma, credo di immaginare quello che probabilmente tu non... Ma credimi, è tutta una cosa che hai inventato tu, perché non, tu non mi conosci, Bice, non sai chi sono io, non mi conosci. Sei tu che non ti conosci, Alberto. Non vuoi ammettere di essere l'uomo come io lo vedo? Per una forma di pudore? Sì, lo so, lo capisco, la tua famiglia, i figli, Marina. Permettimi di chiamarla così. Perché io la odio, tua moglie. Me lo sono chiesta con trepidazione, te lo puoi immaginare. Tu la odi, mi sono chiesta. E ho risposto, no, non la odio. Ecco, non la odi. No. Niente di quello che ti avvicino, di quello che ti può in un certo senso appartenere, io posso odiare. Io amo la tua casa, la tua bella famiglia, i bimbi, Marina stessa, guarda. Anche Marina? Sì. No, senti, mia cara. Dimmi, Alberto, cosa? No, dico, ecco, senti, io francamente non mi spiego come tutto questo sia potuto succedere così nel giro di quanto? Di 5 giorni. Ma, un attimo prima di morire, un uomo era vivo, lo sai. Un attimo prima che scoppi la tempesta, il cielo è azzurro. Un attimo prima di conoscerci, io non sapevo che tu esistessi. No, sei qui è il caso di che chiamarmi. Mi fai accendere? Ah, sì, prego. Accendere, grazie. Ecco, grazie. Ce l'ho. Grazie. Prego, brigata, prego. No, senti, Bice, vieni, è meglio ci allontaniamo un momentino. Ecco, senti, cerchiamo di considerare adesso la cosa dal punto di vista vero più concreto, perché siamo persone... Tu per me sei la realtà. Se, no. Un po' triste, se vuoi. No, abbi pazienza. No, e tu mi vieni fuori col cielo azzurro. Oh, ti rendi conto, io non... Ma i sentimenti sono quelli che sono, Alberto, e noi non possiamo. Diamo a tutto la sua dimensione precisa e cerchiamo... perché così non è per te né per me, vero? Ma è involontario. Punizione. Adesso faccio la ragione, per me? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tocca a me. Ma tu sei no, mi senti? Dai, Sì, mi scusi. La bolla! Capitano, c'è il pallone! Grazie! Capito. Insomma, cerchiamo di essere una volta per tutte coerenti e realisti. Ecco, io anche se potessi, poi non posso e non voglio. Lo so, ma una cosa sola vorrei sapere da te. Se per un caso... Per un'ipotesi fortunata, che? Fortunata per me, naturalmente, tu capitassi a Portoferraio, all'Elba, tu... Ma perché dovrei capitare a Portoferraio, all'Elba? Io che cosa ci vado a fare? E poi anche se fosse, non è che cambia Alberto, nulla. Io... Insomma, basta. Potrebbe capitare. Ma perché qua no e all'Elba sì? Ma dai, capisco che è difficile, sì. Lo capisco benissimo, ma... Oh, c'è anche Peppuccio, dico, bisognerà pensare anche lui, dico, perché farlo soffrire? Sai, lo dico anche per me, perché tu, non lo so, tu hai deciso e vabbè, te ne vai ed è finito. Ma io, io resto qui e ci pensi a questo. Lo vedo ogni giorno, siamo sempre insieme. È il mio migliore amico, tutti i giorni in ufficio, gomito a gomito. Mi seccherebbe, francamente, che pensasse che... Poi perché mettergli nel cervello questo tarlo che è proprio il suo migliore amico? Ma no, francamente. Non parliamo più di lui, scusa. Per me Giusy è acqua passata. Sì, L'ho capito subito, appena... Sì, appena ci incontrammo alla corriera, no, lo so, scusa, non volevo. Ha ragione. Ma su, adesso via. Su, cerca di ricomporti e andiamo, Sì. Sì.
Io parto stasera. Te ne vai, eh? Tanto noi abbiamo vinto, pure se voi avete imbrogliato, e poi ci rivediamo domani. Ma c'hai paura, va? Io? Vabbè, allora domani ci rifacciamo. Tanto noi abbiamo vinto per tutto che voi avevate imbrogliato. Fanatici. Vedo che noi, tanto domani... E che? Ma... So, ora cerca di rimetterti e andiamo, perché... Vorrei... Vorrei tanto vederti sorridere. Ma... Sorridere? Sì. E... Che bambina. Alberto. Riuscirò a dimenticare. Ma è difficile, è difficile. Ma ci riuscirò, te lo prometto. Se vuole andare a letto è tutto pronto. Sì, 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 sì. Ciao. Sì. Ciao. Grazie, ciao, Mabile. Notte. Grazie. Allora, Andrea, che c'è? Ecco. Dai, che cosa è successo? Coraggio. Allora, oggi, quando sono uscito da scuola, sono andato al campetto a giocare a pallone, no? Va bene, e poi cosa è successo? Niente, a un certo punto c'era una punizione e ho tirato io. Va bene, e poi? Poi il pallone ha preso vento ed è arrivato sulla strada. Sai, Ghigo, quella stradina piccola lì ai cantieri. Ma poi questo non c'entra niente. Insomma, e allora? Beh, insomma, dopo, quando io sono andato su... Bene? Ho visto papà. E lui ti ha visto? No! No. Ma allora? L'ho visto io. Sì, ma... E papà? Sì? Non era solo. Come non era solo? Con chi stava? Andrino, guardami. Su. Con chi stava? Coraggio. E non fare così. Con chi stava, papà? Ma puoi stare, Alberto? No, no, devo dire una cosa qui a... Amabile. Senti un po'. Fa favore, va. Fammi il... È un... Sannaccia, cos'è che ho la testa? Niente, fammi un po' di caffè forte, che devo lavorare un pochino. Sì. Me lo porti di là in studio. Dico, mo devi lavorare. No, ma un'oretta soltanto. Poi... cos'è? Cosa c'hai da ridere adesso? Ma lo sai, Beppo, che quella là, occhi a palla. Chi? Occhi a palla, quella là. Ah, beh, cos'è? C'aveva tutto a rinforzare. Ma cosa dici? E se ne è scordato il reggimento in camera. Sì. E dentro c'è tutto un rinforzo di gomma. Cosa vuoi? Portami. Bebbo, che lo vuoi vedere? Bebbo, che non lo vuoi vedere? Cosa? E allora che ne fammo? Lo ridiamo al fidanzato. Guarda, tesoro, vai a fare il caffè, eh? Sì, sì, così, ma te lo porto. Te lo porto subito. Chico, chi lo vuoi pure tengo? Ti devo dire no, no, grazie. Ma dai, aspetta, ti devo dire un'altra cosa, hai capito? Ho capito. Senti, ma nemmeno a mamma glielo devo dire. Ma soprattutto a mamma non devi dirlo, hai capito? D'accordo? Ma perché? Non devi dirlo a nessuno, Andrea. Dammi retta. Sta tranquillo, no? E adesso non ci pensare più. Vai a dormire e fai il bravo. Ciao. Ciao. No, 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 cara signora Marina, no. Io credo di averla ben classificata, sa? Dice la classica introversa. Sì, me la sono studiata a fondo, io cosa crede? L'ho studiata a fondo e le garantisco. È la classica introversa. No, ma come permette, fa a dire? In così poco tempo? No, creda a me, in fondo ho avuto agio, sa? A me mi sembra che lei adesso esagera un po'. No, io lo capisco, adesso no, lei è un po' turbato. No, io semmai che non l'ho capito prima. C'erano già tutti i sintomi fin dai tempi del nostro scambio epistolare, introversa. Ma poverina,
Forse si aspettava che fosse lei Mancuso a... Mancuso? Sì. In 5 giorni, quasi 6, che è stata qui. Io 1000 volte ho cercato di toccare l'argomento. Ma che? Sfuggiva, sa, è come un'anguilla. E quando improvvisamente ha deciso che partiva? Perché è stata una decisione improvvisa, chi se lo poteva immaginare? Così, di punto in bianco ha deciso. Come un fulmine a ciel sereno, lei... Dimmi... Scusi, mamma, io prendo le chiavi e esco. Ma che farei tardi? No, non credo. E papà? È di là. Vabbè, io passo di qua. Arrivederla, Mancuso. Ciao. Capisce? Ciao. Capisce? Lo capisce, signora Marina? Sì. Di punto in bianco oggi mi fa. Parto. Prendo la Corriere delle 18. È incredibile. Ma come, dico io? Ma come? Dovevamo venire fuori 3 anni. Avevamo progettato tante cose. Ma non sarà accaduto qualche cosa? Capisci che cosa voglio dire, Mancuso? Qualcosa che l'ha... E di che genere? Non so, ma... Io con Bice sono stato di una limpidezza cristallina, guardi. Lei mi deve credere, signora Marina. Lei mi conosce così da poco, ma... Alberto! Ecco, Alberto, lui mi conosce bene, lui lo sa. Mi deve credere, signore, sa, io ci tengo. Mi risponda. Sì, certo. Le credo. Hai capito, Ghighetto? Lei l'ha voluto che proprio in quel momento che... Nel momento che quella matta mi si è buttata addosso, Andreino, poverino, era lì e ha visto che... tu mi credi, vero? Papà, che ti creda io ha un'importanza relativa. L'importante è che ti ha visto Andrea, e Andrea è un ragazzino. Non vorrei che potesse... Cosa, uscirsene con la mamma? Ma che ne so io, ti ha visto. E comunque non gli è piaciuto. Certo, poverino. Si capisce, un bambino ha visto il padre così in quella... Magari pensa a chissà che cosa, no? Invece non è che... Non so, perciò tu cosa mi dici, cosa mi consigli? Forse sarà il caso, così, senza... Chiarire con la mamma? Chiarire? Beh, sì. Ma perché? Ma come? Ma non c'è assolutamente niente da chiarire. No, dico, non cominciamo qui a... Dico, Ghigo, ma perché... Cos'è? Guardami un po' in faccia. Ma allora non mi credi neanche tu? Ma ci tieni proprio tanto a saperlo, papà? Ci tengo... Ci tengo, sì, per la miseria. Beh, se devo essere sincero, papà... Sì, certo. Di. Non lo so. Comunque mi piacerebbe che mamma... Cosa? Mi sembrerebbe opportuno, oltre che prudente, che tu le parlassi. In questi giorni in casa avevi un'aria... Ma perché? Cos'è? Vabbè, ciao, io esco. No, ma scusa, aspetta un momentino, Ghigo. Tu guarda qualche razza di impiccio. Io non capisco. Sì, aria, che aria avevo? Ma tu guarda, beh, allora tanto valeva che uno a sto punto se uno non può neanche... Marina? Sono io. Chi è? Ciao, papà. Ah, sei tu, ciao. Che cosa è successo, papà? Cosa è successo? Niente. È successo che ho dato ascolto al tuo consiglio. Beh. Ho chiarito con mamma. E allora? Allora eccomi qua. Papà, vuoi il mio letto? No, ma che era? No, figurati, sto benissimo. No, davvero? A me non mi fa niente. Non ho nemmeno sonno. E poi domattina mica no, mi devo... No, grazie, che sto qui come un pascià. Vai pure te. Vabbè. Buonanotte. Ecco, ma c'è questo che non capisco. Perché non mi crede?
È questo che non mi va giù. Siamo sempre stati... Non lo so, mi devi spiegare, ma perché non vuol credermi? Ma papà, perché la mamma ti conosce benissimo. Allora? Lei sa che tu non sei responsabile. Oh. Ma sa anche che tu sei un po' civettone, eh? Buonanotte. Ma cosa? Ma cosa stai a dire tu? Oh! Ciao. Ma cosa, dai i numeri anche tu? Ma vada. Civettone. State attenti. Se davvero mi... Stasera tutti si preoccupavano di sapere se io dormivo. Dopo la litigata, prima è venuto papà. Andreino, dormi? Io zitto. Allora lui se n'è andato in punta di piedi a dormire in salotto. Poi è venuta mamma. Mi ha rimboccato le coperte ed è rimasta un bel po' a guardarmi. Io la sentivo e non ce la facevo più a tenere gli occhi chiusi. Chissà. Forse se n'è pure accorta che io facevo finta. A un certo punto, mannaggia, mi era venuta una gran voglia di piangere. Per fortuna, invece, lei si è chinata e mi ha abbracciato. Com'è difficile fare sempre finta di non capire. Ma d'altra parte, se le mamme e anche i papà capissero che noi figli tante cose le capiamo, altro che, sarebbe anche peggio. Almeno così, quando succede una litigata come stasera, sono costretti a fare pace quasi subito. Per noi, per i figli. Mentre litigavano, a un certo punto ho sentito papà che diceva così. Basta, Marina, adesso basta. Ho giurato. Che vuoi di più? Perché non vuoi credermi? Cosa vuoi che quella creatura ci senta? Quella creatura ero io. Io a questo punto gli avrei creduto. E mamma gli ha creduto. Ma solo che per mantenere il punto, per tigna, lo ha mandato a dormire sul divano. Domani tanto fanno pace. Amabile me lo ha promesso, me lo ha assicurato. Già, perché dopo è venuta pure Amabile a vedere se dormivo. Con lei non ho fatto finta. Amabile, stasera è l'unica che mi ha dato la buonanotte. E mi ha dato 3 baci. Uno per lei, uno per mamma e uno per papà, credo. Thank you.
innamorati. Non lo so, mi devi spiegare, ma perché non vuol credermi? Ma papà, perché la mamma ti conosce benissimo. Allora? Lei sa che tu non sei responsabile. Oh. Ma sa anche che tu sei un po' civettone, eh? Buonanotte. Ma cosa? Ma cosa stai a dire tu? Oh. Ciao. Ma cosa, dai i numeri anche tu? Ma vada. Civettone. State attenti. Se davvero mi... Stasera tutti si preoccupavano di sapere se io dormivo. Dopo la litigata, prima è venuto papà. Andreino, dormi? Io zitto. Allora lui se n'è andato in punta di piedi a dormire in salotto. Poi è venuta mamma. Mi ha rimboccato le coperte ed è rimasta un bel po' a guardarmi. Io la sentivo e non ce la facevo più a tenere gli occhi chiusi. Chissà. Forse se n'è pure accorta che io facevo finta. A un certo punto, mannaggia, mi era venuta una gran voglia di piangere. Per fortuna, invece, lei si è chinata e mi ha abbracciato. Com'è difficile fare sempre finta di non capire. Ma d'altra parte, se le mamme e anche i papà capissero che noi figli tante cose le capiamo, altro che, sarebbe anche peggio. Almeno così, quando succede una litigata come stasera, sono costretti a fare pace quasi subito. Per noi, per i figli. Mentre litigavano, a un certo punto ho sentito papà che diceva così. Basta, Marina, adesso basta. Ho giurato. Che vuoi di più? Perché non vuoi credermi? Cosa vuoi che quella creatura ci senta? Quella creatura ero io. Io a questo punto gli avrei creduto. E mamma gli ha creduto. Ma solo che per mantenere il punto, per tigna, lo ha mandato a dormire sul divano. Domani tanto fanno pace. Amabile me lo ha promesso, me lo ha assicurato. Subito, mi spiego Alberto, no, di me... No, scusa, adesso abbi pazienza. Tu adesso mi devi spiegare, papale, che cosa significa conoscere materialmente la ragazza con la quale sei fidanzato. Non so che non c'è stato niente fra voi, questo che vuol dire. Io, Bice, proprio non la conosco. Ah. È la prima volta che lei viene a Roma. Ah, e tu non sei mai stato a Portoferraio? Mai. E l'ami? Credo proprio di sì. E penseresti di sposarla? Ci penso. E vuoi un consiglio da me? Ti sarei immensamente grato, Alberto. Va bene, allora io il consiglio te lo do, eh? Peppuccio, adesso facciamo una bella cosa, adesso noi usciamo, andiamo a casa tua. Tu prepari una bella valigetta, poi ti accompagno alla stazione, prendi un treno, non importa dove va, non ha nessuna importanza, capito? E te ne vai via, lontano, qui in ufficio ci penso io, sistemo tutto io, capito? Alberto, cosa... Se hai bisogno di soldi te li mando io, dove Alberto, sei non ha importanza, basta che mi dici dove ti trovi, vero? A Vienna, Venezia, Monaco di Baviera, nelle isole Figi, Alberto, sulle falde del Kilimangiaro, capito? Basta che vai via! Ma io spero che sia tutto così improvvisato. Ma che dici? Un pranzo davvero ottimo. Grazie. Tutto ottimo. Un tuffo nel passato. La cucina genuina di casa. Quelle polpettine, poi lei amabile, quando sarà il momento, sì, mi darà la ricetta, eh? Mi prego. Da noi cucinava povera mamma 10 anni fa, Gioia Tauro, mi ricordo. Volevi la ricetta, Ma è semplicissimo. Amabile, guarda, lascia stare, non è il caso. Due belle scatole di carne di scatola. Poi fai un bel... Amabile, senti, per favore, ci porti il caffè di là. Come vuoi tu, signore. Sei comodo, oramai sono un vecchio scapolone.
Ah. Imbastardito dalla cucina della trattoria. Ah. Ma le confesso che sono proprio stanco. Già, scusate, certo. Io dovrei fare un paio di telefonate. Sì, sì, fai pure, noi intanto... Sì, va bene. Andrea. Sì. Vieni. Gioia Tauro. Dico, dobbiamo organizzarci un momento. Andreino. Beh, si dice così, ma io per esempio son di natura romantica, sa? Ah, sì? Sì, fin da bambino i versi sono stati sempre la mia passione, la mia debolezza, lo confesso. E ne scrive, sì. Mi faccia sentire qualcosa. Ma no, la signora Marina... Oh, la prego. Ma se insiste... Qual è il suo genere? Ah, sono cosine semplici, non credo. Magari sincere, questo sì. Ispirate, giudicherà lei del resto. Allora, coraggio, su, mi faccia sentire una poesia. Coraggio. Beh, sa, mica è facile. Un conto è scriverlo, ma poi recitarlo, sa, un po' di timidezza c'è sempre. E poi, così, ex abrupto, sono come sepolti nel fondo della memoria, ripescarli. Allora, su. Ci sono. Seggo nel parco immenso. Ascolto. Hai. Ma che hai stamattina? Perché sei così nervoso? Ma che ma c'è? Ma no, niente, è che devo andare in bagno. E non vorrei, non si sa mai quella matta là, sai, mi seccherebbe incontrarla. Anzi, fa favore, Marina, va a vedere tu un momentino, eh. Ecco, così mi dici se la via è libera, fammi la cortesia. Ma... sai, sono imbarazzanti questi incontri, così, un uomo e una donna. Ma come imbarazzante? Ma che c'entra? Ma così un magari vederla, che le dico se la vedo. Ma come uno che dice? Dice, devo andare in bagno, beh, chi è tante storie? Beh, allora? Oh. Che notizie? Vieni, vieni. Eh? Vieni, via libera. Bene. Pardon. Chiedo scusa, sa, faccia pure con comodo. Che eri tu, tanto... papà? Un momentino solo, eh? Adesso vengo. Ho ma quasi che finito. Cretinetti! Ma cosa fai? Sei ricchio? Io no! Ma guarda, è possibile che non te lo puoi togliere questo vizio? Oh? Oh, buongiorno. Buongiorno, Chiretta, buongiorno. Bene, alzata. Forse lei voleva, stava massaggiare il piccolo che al mattino lui ha... No, che sono abituata ad alzarmi presto e... allora... Un'ottima abitudine. Senta, noi qui al mattino, vero, tutti quanti in casa, vero, almeno il piccolo, naturalmente, prendiamo soltanto del caffè nero. Il caffè, sì, grazie. No, ecco, perché se lei invece ha delle altre... No, abitudini, va benissimo, grazie. Alt, dove vai? Anche tu in bagno, ma c'è Andrea adesso. E fate la svelta, fate. Il tempo che ci vuole, no? Andrea, muoviti. Abbi pazienza un momento solo. Sbrigati. Amabile, dai, per favore, Sbrigati. Ma questo non doveva essere bagnetto mio? Ma lo siamo in bondage, figlio. Oggi un uso tipicamente italiano, vero questo? Del cappuccino, del caffè latte, con la brioche, proprio, vero? Tutto il mattino non se ne può fare a meno. Levate. Negli altri paesi, per esempio, c'è tutto un altro costume. Insomma, riuscite a capire come facciano nei paesi scandinavi. Ah, come mai? Perché lei è stata in Scandinavia? Sì, io sono stata per un giro in Scandinavia l'anno scorso, sa quei giri premio del provveditorato, 5 giorni tutto compreso. Ah, carino, simpatico. Pensi, in Scandinavia... Per la prima colazione, uova, bacon, salcicce, aringhe. Ah, anche le aringhe. Invece da noi sempre solo caffè, vero? Curioso. Sì, è vero, solo il caffè. Sì, per quanto anche il caffè? Pure del caffè al bicchiere, Oh, a sta casa le tazze non reggono, sa? E ce ne saranno 3 o 4 e sono tutte Io credo di essermi fidanzato, Alberto. Ma come sarebbe dire, credi? Sì, credo che tra me e Bice effettivamente le cose siano giunte ad un punto tale che ormai devo considerarmi impegnato. Bice, come ti consideri impegnato? Dicono sarà mica incinta per caso. No, per carità. Ah, beh, allora la cosa mi sembra abbastanza semplice. Dunque, vediamo un po', tu sei stato a casa sua? Conosci i suoi genitori? Cioè, o meglio, loro ti conoscono, sì. E poi la cosa importante è questa, fino a che punto ti sei compromesso? Anzi, no, la cosa più importante ancora è questa. Dicono sarà mica minorenne per caso questa tizia, no? Alberto... Ma io l'amo. Come l'ami? L'amo, sì. È così. Bice ha 32 anni.
È insegnante, non ancora di ruolo, alla scuola elementare Federico Cesi di Portoferraio, in Isola d'Elba, sai? E arriva oggi a Roma con la corriera delle 17, per via che deve dare un concorso, capisci? Si fermerà alcuni giorni e durante questi giorni bisognerà parlare e decidere. Bisognerà conoscerci, non so. Beh, vabbè, dico, non mi sembra mica un compito arduo capire che tipo di ragazza è, non so, da quello che tu hai descritto. 32 anni, hai detto, eh? Sì, 32. Insegnante di scuola elementare. Esatto. Non so, mi sembra una ragazza con la testa sulle spalle. Beh, io, Pipuccio, sono contento, la conoscerò volentieri. No, grazie. Io avevo capito un'altra cosa, perché prima tu mi avevi detto che ti eri inguaiato, che avevi combinato pasticcetti. Ma un po' in un pasticcio mi ci trovo. Scusa, ma prima mi hai detto che l'ami, no? Sì, sì, in effetti io l'amo, ma non so se adesso, vedendola, conoscendola materialmente, io è di me che dubito. Mi spiego, Alberto? No, di me. No, scusa, adesso abbi pazienza. Tu adesso mi devi spiegare, papale, che cosa significa conoscere materialmente la ragazza con la quale sei fidanzato. Non so che non c'è stato niente fra voi. Questo che vuoi dire? Io, Bice, proprio non la conosco. Ah. È la prima volta che lei viene a Roma. Ah, e tu non sei mai stato a Portoferraio? Mai. E l'ami? Credo proprio di sì. E penseresti di sposarla? Ci penso. E vuoi un consiglio da me? Ti sarei immensamente grato, Alberto. Va bene, allora io il consiglio te lo do, Peppuccio, adesso facciamo una bella cosa, adesso noi usciamo, andiamo a casa tua. Tu prepari una bella valigetta, poi ti accompagno alla stazione, prendi un treno, non importa dove va, non ha nessuna importanza, capito? E te ne vai via, lontano, qui in ufficio ci penso io, sistemo tutto io, capito? Se hai bisogno di soldi te li mando io, dove sei non ha importanza, basta che mi dici dove ti trovi, vero? A Vienna, Venezia, Monaco di Baviera, nelle isole Figi, sulle falde del Kilimangiaro, capito? Basta che vai via! Ma io spero che sia tutto così improvvisato. Ma che dici? Un pranzo davvero ottimo. Grazie. Tutto ottimo. Un tuffo nel passato. La cucina genuina di casa. Quelle... Sì, a dopo. Telefonate brevi? Sì. Avanti in ordine senza correre, muoversi, seconda fila avanti, muoversi, De Biasi, attento che ti vedo, terza fila avanti in ordine. Siccome a casa nostra non si mangia mai prima delle due, io quasi tutti i giorni quando esco da scuola vado a un campetto sotto casa mia a giocare a pallone. Udi, vieni! Vengo! Tu, Agnapè, vai! Passa la palla! Dai! Su, dietro, passa! Quant'è? 8:30. Ecco qua, tenga. Grazie. Della se esce. Sì, basta che lei prosegua sempre dritto, lungo lo sterrato, poi gira a gomito e si trova sulla strada asfaltata, all'Olimpica. Ho capito, grazie. Bene, allora parliamone. Di che cosa vuol parlare, architetto? Ormai lei sa tutto. Tu dovevi saperlo, Alberto. Mi sembra giusto, no? Ma insomma, dico, siamo adulti o cosa, via. Alberto.
fatto? Che colpa ne ho io se mi sono innamorata? Come? Prego? Che colpa ho io se mi sono innamorata? Subito, appena t'ho visto, al primo istante, alla corriera. Mi piacque subito quel tuo modo diretto. Perché tu mi aggredisti, Alberto, te lo ricordo. Ma tu dai numeri, cara bice. E scoppi la tempesta, il cielo è azzurro. Un attimo prima di conoscerci, io non sapevo che tu esistessi. No, 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 sì, qui è il caso di chiamare. Amore, che mi fai accendere? Ah, sì, prego. Accendere, grazie. Ecco, ah, grazie. Sì, ce l'ho. Grazie. Prego, brigato, prego. No, senti, bice, vieni, meglio ci allontaniamo un momentino. Ecco, senti, cerchiamo di considerare adesso la cosa dal punto di vista vero più concreto, eh? Perché siamo persone... Tu per me sei in realtà. Se, no. Un po' triste, se vuoi. Eh no, abbi pazienza. Eh no, tu mi vieni fuori col cielo azzurro. Oh, ti rendi conto, io non... Ma i sentimenti sono quelli che sono, Alberto, e noi non possiamo. Diamo a tutto la sua dimensione precisa e cerchiamo... perché così non è per te né per me, vero? Ma è involontario. Punizione. Adesso facciamo il piccolo. Per me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tocca a me. Ma mi senti? Dai, Hai visto? Sì, scusi. Grazie. Capito. Insomma, cerchiamo di essere una volta per tutte coerenti e realisti. Ecco. Io anche se potessi, poi non posso e non voglio. Lo so, ma una cosa sola vorrei sapere da te. Se per un caso, per un'ipotesi fortunata, fortunata per me naturalmente, tu capitassi a Portoferraio, all'Elba, tu... Ma perché dovrei capitare a Portoferraio, all'Elba? Io che cosa ci vado a fare? Ma, e poi anche se fosse, non è che cambia Alberto, nulla. Io... Insomma, basta. Potrebbe capitare. Ma perché qua no e all'Elba sì? Ma dai, capisco che è difficile, sì. Lo capisco benissimo, ma... Oh, c'è anche Peppuccio, dico, bisognerà pensare anche lui, dico, perché farlo soffrire? Sai, lo dico anche per me, perché tu, non lo so, tu hai deciso e vabbè, te ne vai ed è finito. Ma io, io, sai, io resto qui e ci pensi a questo. Lo vedo ogni giorno, siamo sempre insieme. È il mio migliore amico, tutti i giorni in ufficio, gomito a gomito. Mi seccherebbe, francamente, che pensasse che... Poi perché mettergli nel cervello questo tarlo che è proprio il suo migliore amico? Ma no, no, francamente. Non parliamo più di lui, scusa. Per me Giusy è acqua passata. L'ho capito subito, appena... Sì, appena ci incontrammo alla corriera, no, lo so, scusa, non volevo, ha ragione. Ma su, adesso via. Su, cerca di ricomporti e andiamo, ecco. Sì. Donne, sì, salcicce, aringhe. Ah, anche le aringhe. Invece da noi sempre solo caffè, vero? Curioso. Sì, è vero, solo il caffè, sì, per quanto anche il caffè. Pure del caffè al bicchiere, Oh, a sta casa le razze non reggono, sa? E ce ne saranno tre o quattro e sono tutte scompagnate. Perché non dici a tua moglie di fanzarto giù alla standa, Oh, lì c'è sta tutto, sa? Se trova tutto, è roba buona e pure a buon mercato. Ma dai, amabile, non vorrei mica dire che adesso non abbiamo in casa un servizio anche al caffè. Anche da noi, sa, c'è l'abitudine di prendere il caffè al vetro. Sì. Signori, PS ci sarebbe, ma diglielo un po' due. E tira fuori la roba sua, Non ci sento quell'orecchio. Mica ma dai, amabile. È fatta così, è attaccata. Domani che lo tira fuori il servizio al volo, E che amabile. Non è così, signor? Sì, io adesso, signore. Sì, va bene. Tiriamo fuori il servizio buono. Buongiorno, signori. Anzi, oggi per pranzo, già che abbiamo ospiti, invece di mangiare nelle solite scodelle di stagno, come al solito, tiriamo fuori anche qualche piatto. Sì. Magari di quelli più andanti, va. Ti ridosa de prima mattina, La sente? Signora, io mi rendo conto di creare un certo disagio in casa. Io sono mortificata, mi dispiace. Ma cosa dici? Ma quella è una matta, sa. Alberto... Ma perché non fa accomodare sì, certo, la prego, di, scusa tanto, cara. Dice, ecco, si accomodi. Ma
Adesso non farà mica complimenti, no? Ci mancherebbe. Un po' di latte? No, me no, liscio. Un dito. No, io per esempio prendo sempre macchiate. E chi sarà? Basta, ragazzi. Va bene? Ma Andrea. Andrea, sì, certo. Ma come? Passi così, ma saluta, no? Ah, sì, sì. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ah. Io ho finito, se lei vuole andare è libero. Però ci sarebbe mio fratello Ghigo che l'ho lasciato che faceva i salti. Ma cosa dici? Ma guarda... Che lei aveva urgenza, signorina. Ma senti. Io veramente c'ho urgenza, vero? Allora posso chiamare Ghigo? Ma... Sì, chiamo. Ghigo! Libero! Libero! Era ora. Tutta la mattina sto facendo su giù per il corridoio. Buongiorno, Ghigo, vero? Ah, sì. Buongiorno. Scusate, con permesso. Vai, vai. Sparisci. Va bene. Sì, ragazzino. Sei un ragazzino. Gradisce qualche biscotto? No, grazie, verde mai, signor. Ah, no, tu non ti muovere, per favore. Stai qui, fa il piacere. Vabbè. Alberto, vai a rispondere sì, tu. Sì, vai. Sì, prego. Lei mi prego, architetto. Ma, sa, io ho alla fine preso qualche biscotto, sai? Pronto, benvenuti! Ah, sì, ciao Peppuccio! Sì, certo, te la chiamo subito, signorina Baragatti! Deve essere sì? Per lei! Ah, scusi, prego. Permesso, signora. Civettone. State attenti, se davvero mi... Stasera tutti si preoccupavano di sapere se io dormivo. Dopo la litigata, prima è venuto papà. Andreino, dormi? Io zitto. Allora lui se n'è andato in punta di piedi a dormire in salotto. Poi è venuta mamma. Mi ha rimboccato le coperte ed è rimasta un bel po' a guardarmi. Io la sentivo e non ce la facevo più a tenere gli occhi chiusi. Chissà. Forse se n'è pure accorta che io facevo finta. A un certo punto, mannaggia, mi era venuta una gran voglia di piangere. Per fortuna, invece, lei si è chinata e mi ha abbracciato. Com'è difficile fare sempre finta di non capire. Ma d'altra parte, se le mamme e anche i papà capissero che noi figli tante cose le capiamo, altro che, sarebbe anche peggio. Almeno così, quando succede una litigata come stasera, sono costretti a fare pace quasi subito. Per noi, per i figli. Mentre litigavano, a un certo punto ho sentito papà che diceva così. Basta, Marina, adesso basta. Ho giurato. Che vuoi di più? Perché non vuoi credermi? Cosa vuoi che quella creatura ci senta? Quella creatura ero io. Io a questo punto gli avrei creduto. E mamma gli ha creduto. Ma solo che per mantenere il punto, per tigna, lo ha mandato a dormire sul divano. Domani tanto fanno pace. Amabile me lo ha promesso, me lo ha assicurato. Già, perché dopo è venuta pure Amabile a vedere se dormivo. Con lei non ho fatto finta. Amabile, stasera è l'unica che mi ha dato la buonanotte. E mi ha dato tre baci. Uno per lei, uno per mamma. Bene. Avanti. Cominciamo. Allora, per prima cosa, bisognerà rinfrescare un po' di analisi logica. Per primo, cominceremo col ripetere il programma dell'anno scorso. Chiamerò uno di voi a caso. Sì, vediamo un po'. Per questa volta non metterò voti. Vediamo un po'. Chi se la sente? Chi vuol venire?
Coraggio, avanti. Allora, non c'è nessuno? Non c'è un volontario, eh? Ah. Io lo so che prima o poi, per far ridere la classe, questo deve farlo un'altra volta, il giochetto di benvenuto, benvenuti. Mi sa che è meglio che lo becco in contropiede. Mi conviene alzare la mano e presentarmi volontario. Eh sì, tecnica d'attacco, come dice papà mio. Vengo io, professore. Benvenuti. Ah, il nostro benvenuti. Molto bene, mi compiaccio. Benvenuto. Vieni, vieni. Bravo, molto bene. Vieni, vieni, coraggio, vieni. Bisogna assolutamente che rido. Bisogna che lui non si accorge che c'ho FIFA. Mannaggia, ma perché mi riscappo un'altra volta? No, ma tu lascia perdere il criterio moderno. Che significa poi moderno? Moderno da quando anche da noi, da 10 anni a questa parte, si è inventato il cosiddetto benessere. Lascia perdere questo criterio. Il criterio cioè secondo cui oggi una casa non ruota più intorno alla cucina o alla camera da letto, ma ha un grande, sempre più grande soggiorno. Già, il soggiorno. Lascia perdere questo criterio, Mancuso. Sì, anche perché io credo che ormai sia un criterio del tutto sorpassato, sai. Sì, perché se è vero che un tempo la famiglia viveva in cucina, perché era l'ambiente più caldo, l'unico ambiente caldo della casa, oppure si accampava, bivaccava, diciamo così, nella camera da letto, perché era l'ambiente più spazioso, il luogo di convegno. Il salottino, se ti ricordi bene, chi ce l'aveva lo teneva chiuso perché il sole rovinava il mondo. Sì, è proprio vero, si chiudeva tutto. Io mi ricordo quando ero bambino, proprio piccolo, sai, interi pomeriggi passati ad ascoltare certi donnoni enormi, specie di pachidermi, chissà chi erano poi, forse delle zie, delle amiche di mamma, a chiacchierare sedute per delle ore distese sul letto grande dei miei. Come no, anche da noi al Gioetauro, mi ricordo, questi lettoni con le zie, sì, anche da noi. Tu lascia perdere adesso questo criterio, perché oggi con l'avvento del benessere... Benvenuto, benvenuti. Anche voi prendete il caffè? Sì, grazie. Grazie. Altri due. Bene. Sono due normali, vero? Sì. Grazie. Ma fondamentalmente sterile, poiché il terreno è stato ormai acquistato e la speculazione edilizia decisa e approvata. All'amarezza della giornata si è aggiunta la comica fatica di Alberto, che ha costretto i suoi due colleghi ad aiutarlo in una titanica impresa, quella di rimettere in ordine casa Benvenuti, devastata da 2 mesi di assenza di Marina ed Amabile. I tre si ammazzano di lavoro. Alla fine la casa è tornata uno specchio. Peccato che Marina non riesca ad apprezzare la buona volontà di suo marito. Prima infatti di accorgersi del nitore che regna ovunque, la signora Benvenuti ha avuto modo di notare che il gas è stato tagliato, che i fiori si sono seccati, che l'automobile non è stata mai messa in garage. N'è nata una lite. Che brutto ritorno a casa. Ma poi un sorriso, una carezza ed è tornata la pace. L'hanno festeggiata tutti insieme, in trattoria, davanti ad una pizza fumante. Oggi, 15 ottobre, si riaprono le scuole. Benvenuti Andrea, prima media, sezione B.
Ghigo. Ghigo. Ghigo, pensa, io da oggi non devo più portare il grembiule, perché io da oggi lo sai... Stammi bene a sentire, tu. Da oggi in poi, quando ti alzi, non fare il minimo rumore. Io non vado più a scuola. E voglio dormire, hai capito? Oh. Sì, ma senza esagerare, eh? Dire, in così poco tempo. Oh, credo a me, in fondo ho avuto agio, sai. A me mi sembra che lei adesso esagera un po'. No, io lo capisco, adesso lei è un po' turbato. No, io, semmai, che non l'ho capito prima. C'erano già tutti i sintomi, fin dai tempi del nostro scambio epistolare, introversa. Ma poverina, forse si aspettava che fosse lei Mancuso a... Ma come? Sì. In 5 giorni, quasi 6. Che è stata qui? Io 1000 volte ho cercato di toccare l'argomento. Ma che? Sfuggiva, sa, è come un'anguilla. E quando improvvisamente ha deciso che partiva? Perché è stata una decisione improvvisa, chi se lo poteva immaginare? Così, di punto in bianco ha deciso. Come un fulmine a ciel sereno, lei... Dimmi. Scusi, mamma, io prendo le chiavi, esco. Ma che farei tardi? No, non credo. E papà? È di là. Vabbè, io passo di qua. Arrivederla, Mancuso. Ciao. Capisci? Ciao. Capisce, lo capisce, signora Marina. Sì. Di punto in bianco oggi mi fa. Parto. Prendo la Corriere delle 18. È incredibile. Ma come, dico io? Ma come? Dovevamo venire fuori 3 anni. Avevamo progettato tante cose. Ma non sarà accaduto qualche cosa? Capisce che cosa voglio dire, Mancuso? Qualcosa che l'ha... E di che genere? Non so, ma... Io con Bice sono stato di una limpidezza cristallina, guardi. Lei mi deve credere, signora Marina. Lei mi conosce così da poco, ma... Alberto! Ecco, Alberto, lui mi conosce bene, lui lo sa. Mi deve credere, signore, sa, io ci tengo. Mi risponda. Sì, sì, certo. Le credo. Hai capito, Ghighetto? Lei ha voluto che proprio in quel momento che... Nel momento che quella matta mi si è buttata addosso, Andreino, poverino, era lì e ha visto che... Tu mi credi, vero? Papà, che ti creda io ha un'importanza relativa. L'importante è che ti ha visto Andrea, e Andrea è un ragazzino. Non vorrei che potesse... Cosa, uscirsene con la mamma? Ma che ne so io, ti ha visto. E comunque non gli è piaciuto. Certo, poverino, si capisce, un bambino ha visto il padre così in quella... Magari pensa a chissà che cosa, no? Invece non è che... Non so, perciò tu cosa mi dici, cosa mi consigli? Forse sarà il caso, così, senza... Chiarire con la mamma? Chiarire? Beh, sì. Ma perché? Ma come? Ma non c'è assolutamente niente da chiarire. No, dico, non cominciamo qui a... Dico, Ghigo, ma perché... Cos'è? Guardami un po' in faccia. Ma allora non mi credi neanche tu? Ma ci tieni proprio tanto a saperlo, papà? Ci tengo... Ci tengo, sì, per la miseria. Beh, se devo essere sincero, papà... Sì, certo. Di. E di che genere? Non so, ma... Io con Bice sono stato... di una limpidezza cristallina, guardi. Lei mi deve credere, signora Marina. Lei mi conosce così, da poco, ma... Alberto! Ecco, Alberto, lui mi conosce bene, lui lo sa. Mi deve credere, signore, sa, io ci tengo. Mi risponda. Sì, sì, certo. Le credo. Hai capito, Ghighetto? Lei ha voluto che proprio in quel momento che... Nel momento che quella matta mi si è buttata addosso, Andreino, poverino, era lì e ha visto che... Tu mi credi, vero? Papà, che ti creda io ha un'importanza relativa. L'importante è che ti ha visto Andrea, e Andrea è un ragazzino. Non vorrei che potesse... Cosa, uscirsene con la mamma? Ma che ne so io, ti ha visto. E comunque non gli è piaciuto. Certo, poverino. Si capisce, un bambino ha visto il padre così in quella... Magari pensa a chissà che cosa, no? Invece non è che... Non so, perciò tu cosa mi dici, cosa mi consigli? Forse sarà il caso, così, senza... Chiarire con la mamma? Chiarire? Beh, sì. Ma perché? Ma come? Ma non c'è assolutamente niente da chiarire. No, dico, non cominciamo qui a... Dico, Ghigo, ma perché? Cos'è? Guardami un po' in faccia. Ma allora non mi credi neanche tu? Ma ci tieni proprio tanto a saperlo, papà? Ci tengo... Ci tengo, sì, per la miseria. Beh, se devo essere sincero, papà... Sì, certo. Di. Non lo so.
Comunque mi piacerebbe che mamma... Cosa? Mi sembrerebbe opportuno, oltre che prudente, che tu le parlassi. In questi giorni in casa avevi un'aria... Ma perché? Cosa? Vabbè, ciao, io esco. No, ma scusa, aspetta un momentino, Ghigo. Tu guarda che razza di impiccio. Io non capisco. Sì, aria, che aria avevo? Ma tu guarda, beh, allora tanto valeva che uno a sto punto se non può neanche... Ad affondo, e le garantisco, è la classica introversa. No, ma come per fa a dire, in così poco tempo? Creda a me, in fondo ho avuto agio, sa. A me mi sembra che lei adesso esagera un po'. No, io lo capisco, adesso lei è un po' turbato. No, io semmai che non l'ho capito prima. C'erano già tutti i sintomi, fin dai tempi del nostro scambio epistolare, introversa. Ma poverina, forse si aspettava che fosse lei, Mancuso, a... Ma come? Sì. In 5 giorni, quasi 6, che è stata qui. Io 1000 volte ho cercato di toccare l'argomento. Ma che? Sfuggiva, sa, è come un'anguilla. E quando improvvisamente ha deciso che partiva? Perché è stata una decisione improvvisa, chi se lo poteva immaginare? Così, di punto in bianco ha deciso. Come un fulmine a ciel sereno, lei... Dimmi... Scusi, mamma, io prendo le chiavi, esco. Ma che farai tardi? No, non credo. E papà? È di là. Vabbè, io passo di qua. Arrivederla, Mancuso. Ciao. Capisce? Ciao. Capisce? Lo capisce, signora Marina? Sì. Di punto in bianco oggi mi fa. Parto. Prendo la Corriere delle 18. È incredibile. Ma come, dico io? Ma come? Dovevamo venire fuori 3 anni. Avevamo progettato tante cose. Ma non sarà accaduto qualche cosa? Capisci che cosa voglio dire, Mancuso? Qualcosa che l'ha... E di che genere? Non so, ma... Io con Bice sono stato di una limpidezza cristallina, guardi. Lei mi deve credere, signora Marina. Lei mi conosce così da poco, ma... Alberto! Ecco, Alberto, lui mi conosce bene, lui lo sa. Mi deve credere, signore, sa, io ci tengo. Mi risponda. Sì, certo. Le credo. Hai capito, Ghighetto? Lei l'ha voluto che proprio nel momento che quella matta mi si è buttata addosso, Andreino, poverino, era lì e ha visto che... tu mi credi, vero? Papà, che ti creda io ha un'importanza relativa. L'importante è che ti ha visto Andrea, e Andrea è un ragazzino. Non vorrei che potesse... Cosa, uscirsene con la mamma? Ma che ne so io, ti ha visto. E comunque non gli è piaciuto. Certo, poverino. Si capisce, un bambino ha visto il padre così in quella... Magari pensa a chissà che cosa, no? Invece non è che... Non so, perciò tu cosa mi dici, cosa mi consigli? Forse sarà il caso, così, senza... Chiarire con la mamma? Chiarire? Beh, sì. Ma perché? Ma come? Ma non c'è assolutamente niente da chiarire. No, dico, non cominciamo qui a... Dico, Ghigo, ma perché... Cos'è? Guardami un po' in faccia. Ma allora non mi credi neanche tu? Ma ci tieni proprio tanto a saperlo, papà? Ci tengo... Ci tengo, sì, per la miseria. Giorgia! E a me! Giorgia! Dai, va su! E ti su! Su, passa! Dai! E tu, passa! No! Su, forza! Quant'è? 8:30.
Ecco qua, tenga. Grazie. Dell'asse esce? Sì, sì, basta che lei prosegua sempre dritto lungo lo sterrato, poi gira a gomito e si trova sulla strada asfaltata, all'Olimpica. Ho capito, grazie. Bene, allora parliamone. Di che cosa vuol parlare, architetto? Ormai lei sa tutto. Tu dovevi saperlo, Alberto. Mi sembra giusto, no? Ma insomma, dico, siamo adulti o cosa, eh? Via. Alberto, che colpa ne ho io se mi sono innamorata? Come? Prego? Che colpa ho io se mi sono innamorata? Subito, appena t'ho visto, al primo istante, alla corriera. Mi piacque subito quel tuo modo diretto. Perché tu mi aggredisti, Alberto, te lo ricordi? Ma tu dai numeri, cara Bice, scusa tanto, io non so, a me sembra tutto così sproporzionato. Che... Senti, Bice, tu sei una simpatica ragazza, ma... No, direi sì. Senti, ecco, io non so, se ho fatto qualcosa involontariamente, se tu hai creduto di capire dai miei gesti qualcosa che non volevo, io ti chiedo scusa, ecco, perdonami, ma ti assicuro che non... Non ho niente da perdonarti, Alberto. Tu non c'entri. Ecco, io non c'entro. No. Io non ti chiedo nulla, Alberto. Solo che mi è sembrato giusto doverti dire, insomma, perché io stasera sarò costretta a dire a Giusy... A chi? A Giuseppe. Ah, Pepuccio, sì, già. No, un momento, no, o dire che cosa? Che gli vogliamo dire? Di me, di te, di noi. Mi sembra onesto, non ti pare? Senti, Bice, senti, io credo di capire quello che ti è successo. Beh, sì, insomma, credo di immaginare quello che probabilmente tu non... Ma credimi, è tutta una cosa che hai inventato tu, perché non, tu non mi conosci, Bice, non sai chi sono io, non mi conosci. Sei tu che non ti conosci, Alberto. Non vuoi ammettere di essere l'uomo come io lo vedo? Per una forma di pudore? Sì, lo so, lo capisco, la tua famiglia, i figli, Marina. Permettimi di chiamarla così. Perché io la odio, tua moglie. Me lo sono chiesto con tre